Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di fotografia macro e introdurremo il focus stacking. Dunque, in particolar modo io non sono un amante della fotografia macro, non scatto macro, però diciamo ho dei concetti base che anche i miei amici mi hanno trasmesso in qualche modo e magari potrebbero risultarvi utili se siete interessati a questo tipo di fotografia e volete iniziare a fare fotografia macro. Poi successivamente, per conto vostro, potete anche approfondire leggendo libri, frequentando corsi, workshop, guardando tutorial, eccetera, eccetera. Quindi io vi do dei concetti base magari che possono servirvi. Innanzitutto, la fotografia macro è una fotografia che consiste nell'ingrandimento di determinati soggetti, fiori, insetti, non lo so, qualsiasi altra tipologia di oggetto che abbiate in casa e volete ingrandire. Questo tipo di fotografia si può realizzare con più mezzi, cioè con degli obiettivi macro, cioè degli appositi obiettivi che consentono degli ingrandimenti spinti del soggetto che volete fotografare, utilizzando un soffietto, utilizzando dei tubi di prolunga, utilizzando delle lenti close-up, che sostanzialmente sono delle lenti di ingrandimento, oppure utilizzando degli anelli che ci permettono di invertire l'obiettivo, quindi verrà attaccato alla macchina fotografica al contrario per fare questi ingrandimenti. Tendenzialmente sono questi i metodi più utilizzati, cioè sono questi i metodi per fare macro. Detto ciò, abbiamo che la fotografia macro, diciamo, è composta anche da una buona parte di post-produzione che utilizza due tipologie di software principalmente, Photoshop e in alcuni casi anche un altro software che vedremo successivamente, cioè Helicon Focus. Oltre a questa strumentazione, spesso e volentieri i più bravi, i più diciamo appassionati di questo tipo di foto utilizzano anche delle slitte micrometriche che successivamente vedremo e spiegheremo. Per quanto riguarda quello che vedremo oggi, cioè il focus stacking, dobbiamo partire facendo un passo indietro e dicendo che cosa? Che la fotografia macro può essere realizzata ad esempio in due modi. Uno, facendo un singolo scatto, come in questo caso magari, ok? Dove se analizziamo il tutto, vediamo che questa parte è messa grosso modo a fuoco, mentre tutto quello che è fuori, come potete vedere, è fuori fuoco, ok? E quindi avremo questo tipo di fotografia con un singolo punto messo a fuoco. Questo perché? Perché utilizzando, nel mio caso è stato utilizzato un Sigma 105 macro, perché utilizzando degli obiettivi così spinti che ci permettono di mettere a fuoco proprio in vicinanza del soggetto, ma si parla anche di distanza tra soggetto e obiettivo, ad esempio di 30 cm, a volte anche meno, cosa succede? Nonostante si utilizzi degli F tipo 11, 13, comunque degli F molto chiusi, la vicinanza fa ridurre tantissimo la profondità di campo in maniera tale che si venga a sfocare il tutto nonostante si utilizzino, come detto, questi F molto chiusi. Allora si entra nel secondo filone di fotografie fatte in macro, cioè quello dell'utilizzo del focus stacking, cioè l'utilizzare una serie di scatti che riunendoli insieme successivamente in post-produzione ci permettono di ottenere un'immagine nitidissima del soggetto. E diciamo questa è la parte che mi interessa un po' di più, che mi piace un po' di più, cioè quella della post. Allora, qui potete vedere i singoli scatti che sono stati fatti. Vedete come sono ognuno a fuoco in un punto differente, vedete? Proprio si nota tantissimo, fino ad arrivare poi, insomma, all'ultimo scatto che avrà una messa a fuoco sulla foglia, ok? La prima cosa da fare in Photoshop, dopo aver posizionato tutti i livelli in uno stesso documento, è allineare tutti i livelli. Quindi clicchiamo sul livello di sfondo, teniamo premuto il tasto Shift e clicchiamo sull'ultimo livello, nel nostro caso l'1.14, per selezionare tutti i livelli. Andiamo poi su Modifica, Allineamento automatico dei livelli e qui possiamo tranquillamente lasciare automatica, tanto se eventualmente ci sono degli spostamenti non saranno degli spostamenti elevati. Questo perché? Perché quando andiamo a fare fotografia macro, appunto per fare tutta questa serie di scatti, come vi dicevo in precedenza, c'è la necessità di utilizzare quella che è definita la slitta micrometrica, che potete vedere nel video, cioè veramente una slitta dove andiamo a posizionare la nostra macchina e con dei piccoli scattini spostiamo la macchina fotografica, cioè la slitta, di millimetri.
Questo ci permette di fare che cosa? Di posizionare la macchina fotografica sulla slitta e mettere a fuoco il nostro soggetto. Successivamente stacchiamo la messa a fuoco automatica e spostando solo la macchina siamo in grado di fare questo focus stacking, cioè teniamo fermo il punto di messa a fuoco e spostiamo la macchina per avere una foto di ogni millimetro differente, ok? A volte anche meno, se l'obiettivo riduce tantissimo la profondità di campo, per avere quindi delle singole foto con delle messe a fuoco perfette. Attenzione, quando andiamo a fare questo tipo di fotografia, un altro consiglio che vi posso dare è quello di iniziare a scattare, prendiamo per convenzione ad esempio un soggetto che ha una testa e una coda, ok? Poniamo di avere davanti a noi la testa e dietro di noi, quindi in fondo, la coda, come potete vedere dall'immagine in sovraimpressione. Quello che vi consiglio di fare è di iniziare a scattare dalla testa, cioè mettete a fuoco prima la testa e poi andate giù 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 fino alla coda. Questo perché? Perché se voi iniziaste a scattare dalla coda e spostaste la macchina fotografica con la slitta micrometrica sempre indietro, 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 potrete arrivare ad esempio ad un punto in cui probabilmente l'obiettivo, quindi la macchina fotografica, non riesce più a mettere a fuoco il soggetto. Perché? Perché magari la corsa della slitta è conclusa e perché non siete abbastanza lontani per mettere a fuoco tutti i dettagli che magari si presentano sulla testa. Quindi verosimilmente potreste buttare via tutto un lavoro di focus stacking che avete iniziato partendo dalla coda. Magari 20-30 fotografie tutte buttate via perché non potete completare il tutto scattando la testa. Quindi iniziate sempre dalla testa e andate fino alla coda. Testa e coda convenzionale, non prendetelo come bib. Eccoci qua, dunque Photoshop ha finito di elaborare tutto l'allineamento dei livelli e vediamo che effettivamente questo tipo di funzione ha cambiato molto della nostra fotografia. Questo perché? Perché oggettivamente avevamo spostato molto appunto la macchina fotografica tra uno scatto e l'altro, vedete come ha riposizionato il tutto. Però appunto non c'è problema perché Photoshop ha sistemato questo problema di disallineamento tra i livelli, quindi una volta effettuato quest'operazione possiamo tranquillamente andare a utilizzare la nostra taglierina e ritagliare, io lo faccio mantenendo le proporzioni dei 2/3, possiamo andare a ritagliare tranquillamente la fotografia in questo modo, ok? Magari posizioniamo anche l'incrocio del terzo superiore in questo modo. E quindi tutti i problemi di sorta di allineamento di questo tipo, quindi di allineamento, scompaiono. Una volta che abbiamo ritagliato la fotografia, che tutto è pronto, quindi abbiamo ancora i nostri livelli sulla destra, dovremo procedere a fare che cosa? Il focus stacking. Spiegato in teoria, il focus stacking cosa fa? Prende una parte di ogni fotografia, quindi Photoshop prende una parte di ogni fotografia, quella ovviamente messa a fuoco, e con questo processo di focus stacking le fonde proprio insieme. Fondendole assieme realizza un'unica fotografia che ha praticamente tutti i dettagli, a partire dal nostro guscio fino alla foglia, tutti a fuoco. E lo fa realizzando, creando tutta una serie di maschere per ogni livello, ok? Quindi se io prendo, evidenzio tutti i livelli in questo modo, come abbiamo fatto in precedenza, vado su modifica, faccio fusione automatica dei livelli, seleziono la seconda voce, quindi crea serie di immagini, cioè il focus stacking, spunto la voce toni e colori uniformi in maniera tale che renda uniforme i toni, quindi la tonalità, ma anche le luci eventualmente, do ok, parte il procedimento che mi va a creare tutta questa serie di maschere che vi dicevo in precedenza. Ora aspettiamo un attimo e vediamo il risultato. Ecco qua, dunque Photoshop ha concluso tutto il processo e come vi avevo anticipato in precedenza ha creato tutta una serie di maschere che, come potete vedere, hanno delle parti bianche, cioè tirano fuori, quindi rendono visibili tutte le parti di ogni singola foto che sono messe a fuoco. E quindi abbiamo una immagine completamente dalla foglia fino al punto più vicino all'obiettivo del nostro guscio, completamente a fuoco. A questo punto possiamo tranquillamente procedere con i livelli di riempimento e regolazione per fare le opportune modifiche riguardo il contrasto, le curve, i colori, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le modifiche tipiche di Photoshop.
L'unica pecca che ha Photoshop è che andando a fare questo processo su immagini molto più pesanti, ora io in questo caso ho utilizzato dei JPEG a risoluzione molto bassa per rendere il processo rapido, però quando ci troviamo a fare un focus stacking con moltissime immagini, quindi 30-40 immagini ad esempio, che hanno un peso veramente veramente alto, non ce la fa Photoshop, ci mette veramente troppo tempo, anche se il computer è piuttosto potente, e quindi subentra un secondo software, cioè Helicon Focus, un software intuitivo al massimo, tant'è che io per le cose base, quindi per fare il focus stacking, ci ho messo veramente 2 secondi per capire come fare, è un software che è a pagamento, ha un costo, diciamo, piuttosto contenuto e ha però la particolarità, il vantaggio di poter spacchettare questo costo in più licenze. Mi spiego meglio, è possibile comprare una licenza e far andare questo software su, ad esempio, 3 o 4, non ricordo bene, c'è scritto sul sito, 3 o 4 computer. Quindi cosa è possibile fare? Chiamare 3 o 4 amici, mettersi assieme, comprare il software e dividersi la spesa. Questo si può fare, è lecito. Vi lascerò comunque nel box info il link del software per andare a, cioè il link del sito per scaricare il software e per avere le ulteriori informazioni, perché poi ci sono anche varie tipologie di licenza. Quindi quello che vedremo di Helicon Focus adesso è solo come realizzare il focus stacking, perché poi ha anche altre funzionalità, come ad esempio il fotoritocco per certi aspetti. Helicon Focus si presenta in questo modo, cioè un'interfaccia molto intuitiva dove sulla destra abbiamo tutta l'articolazione delle cartelle del nostro computer, ok? Quindi io vado semplicemente in macro, in JPEG e in questa colonna appena sulla sinistra trovo tutte le foto che sono all'interno della cartella. Di conseguenza, cosa dovrò fare? Cliccherò su questo quadratino bianco e verrà una spunta verde. Mi porterò in basso fino all'ultima foto che non viene visualizzata, ma è la 14. Tenendo premuto il tasto Shift, faccio clic e tutte le foto saranno evidenziate. A questo punto sarà sufficiente fare avvia e Helicon Focus inizia a fare il focus stacking. La bellezza di questo software è che è estremamente veloce nel fare il focus stacking ed è estremamente preciso. È veramente fantastico questo software per fare il focus stacking in macro, ok? Alla fine di tutto, vediamo poi, il risultato. Ok, Helicon Focus ha appena concluso il processo, è stato nettamente più veloce di Photoshop, con lo stesso numero di immagini, la stessa risoluzione, anzi una risoluzione differente, una risoluzione maggiore, quindi degno di nota questo, quindi le immagini pesavano molto di più e il risultato, ripeto, è ottimale. Vediamo in basso qua la foto. Con il processo concluso abbiamo la possibilità di ingrandire anche la foto per andare a vedere, vedete la differenza tra la foto sopra che era una della sequenza, la 1.14, quindi l'ultima, quella che aveva la messa a fuoco sulla foglia, e sotto invece abbiamo la foto con il focus stacking applicato. Guardate proprio la differenza sull'uscio, uno è messo a fuoco, l'altro no. Ecco quindi la particolarità di avere la possibilità di realizzare questo metodo con questo software o eventualmente con Photoshop. Ok, il video tutorial si conclude qua, vi ringrazio per aver visto questo video sulla macro, una piccola introduzione e alcuni concetti base. Vi aspetto al prossimo video, come sempre sul canale.